Allora, l'episodio che ha deciso la partita è arrivato al minuto 25. Sciagurato retropassaggio di Malqui, che chiaramente non c'è dubbio, c'è l'errore del terzino, gravissimo. Mette in difficoltà Meret, che interviene su Cristiano Ronaldo. No, interviene tentando di prendere il pallone, non su Cristiano Ronaldo. Vabbè, interviene in un modo che è stato giudicato da Rocchi meritevole di espulsione. C'era Irrati al VAR. E chiaramente noi non possiamo c'era capire. C'era la coppia mondiale. Non possiamo che aprire con Luca Marelli per cercare di capirne qualcosa di più. Luca, buongiorno. Io parto dalle parole di Ancelotti, perché Ancelotti non ha detto è espulsione, non è espulsione. Dice semplicemente che questi episodi andrebbero visti al VAR e non decisi così semplicemente. Perché se c'è uno strumento tecnologico che ti può aiutare, e sapendo che un episodio così grave cambia completamente il corso della gara, devi prendere una decisione oltre ogni ragionevole dubbio e quindi andare a vederlo. Questo ha detto Ancelotti, non ha detto niente di più, niente di meno. Non ha detto è un'espulsione indegna, indecorosa, ha protestato. Col suo solito stile meraviglioso ha detto non mi convince il mancato ricorso al VAR. Che ne pensi, Luca? Che quello che mi ha lasciato un po' perplesso ieri nella decisione di questo episodio è la velocità, perché effettivamente quello che ha detto Ancelotti è molto sensato. Ci sono tanti elementi da tenere in considerazione, al di là del contatto non contatto tra giocatore, tra Meret e Ronaldo, che conta molto poco, sì. Perché dobbiamo ricordarci sempre di un concetto. Collina disse una frase a Mimmo Celi, che aveva segnato un calcio di rigore nonostante non ci fosse stato un contatto, e aveva detto: non è necessario che un giocatore si faccia spezzare le gambe per vedere se ha segnato un calcio di rigore o una punizione. Se salta per tutelarsi, non dobbiamo colpevolizzarlo e rendere regolare un'azione irregolare. Perciò sul fatto del contatto o non contatto c'è poco da discutere, quello è sempre fallo e soprattutto in campo è sempre rosso. Poi c'è anche una questione che giustamente Ancelotti ha sottolineato, è quella di valutare alcuni parametri, che sono sostanzialmente quei due: la possibilità di recupero di Allan e la direzione generale dell'azione che va verso l'esterno. Esatto. Per quanto riguarda il recupero di Allan è fuori discussione, perché Ronaldo non è fermo, è uno che corre e parecchio, ha qualche metro di vantaggio sia in distanza laterale che in distanza di profondità. Perciò è da escludere che Allan avrebbe potuto recuperare, al limite avrebbe potuto incrociare la traiettoria per porsi come ostacolo sul tiro in porta. Più delicata, più decisiva è la posizione del pallone e la direzione generale dell'azione, perché effettivamente Ronaldo ha tirato una bella pedata al pallone e non posso escludere che sarebbe riuscito a reimpossessarsi, però è una posizione abbastanza defilata. Ecco, io avrei gradito un check un pochino più lungo per valutare tutti questi fatti, che invece credo che non siano stati presi in considerazione. Detto ciò, è difficile pensare che ci sarebbe stata un full review, perché non si tratta di un chiaro evidente errore, è una linea interpretativa, e soprattutto la possibilità che il pallone sarebbe finito in fascia una parte decentrata rispetto all'area di rigore non è una certezza, ma è una supposizione, e su questo perciò diventa complesso. Guardate che gli allenatori, come per esempio anche Ancelotti, non sono persone stupide, sono persone di enorme intelligenza. Se lui è entrato in sala stampa con queste dichiarazioni, che evidentemente perché ce l'aveva già ristretto parecchio. Quindi Luca, era espulsione sì o no? Dal campo sempre sulla questione. Sul fatto che Tu Rocchi, avresti espulso Meret? Assolutamente sì. In presa diretta sicuramente sì. Davanti al monitor. Scusa, ma se non lo tocca, se Ronaldo è già in volo prima ancora del contrasto, No, Umberto. Ma io l'ho visto 800 volte. Ronaldo vola prima ancora di arrivare su Meret. È già in volo. Allora, lo posso rivedere altre mille volte, te lo ripeto mille volte. Umberto, che ci sia tocco o meno, non conta nulla. Esatto. E questo è il concetto di base. Ma sei già in volo? No, ma non c'entra. No, non c'entra niente. Cosa doveva fare Ronaldo, scusa, per avere il fallo? Aspettare che gli spezzassero la gamba? Se Ronaldo non salta,
il Meret prende con la gamba sinistra, prende in pieno la gamba destra di Ronaldo, in pieno. Ma perché rischiare di farsi male per farsi dare un fallo? Lui salta, ovviamente. Poi chiaramente si discute, ma si sta discutendo del nulla, perché non è questione di contatto o non contatto. È vero che il gioco del calcio è un gioco di contatto, ma attenzione, ma è condotta violenta quella di Meret. Ma secondo te Meret voleva colpire Ronaldo? Ma il pallone era lontano, però. No, ma non c'entra nulla. Colpire o tentare di colpire? Non c'è nessun tentativo di colpire. Cioè, sgambettare o tentare di sgambettare? Cerchiamo di E secondo te tenta di sgambettare Ronaldo? Ma certamente, ma lo sgambetto non deve essere volontario. Lo sgambetto è un sto dicendo, sgambettare o tentare di sgambettare, dice la regola. E c'è un tentativo di sgambetto per te? E come lo chiami tu, scusami? È un'entrata di Meret. Se vuole fare, se vuole sgambettare, alza il piede. Non, il piede non è alto. Sì, il piede è alto, sì, infatti. Ma al di là di questo, ma non c'entra nulla, Umberto. Ma scusa, ma da che cosa ti stai attaccando? Io da ex portiere ti dico che quella espulsione lì do di matto. Perché non esiste al mondo. No, io Umberto, purtroppo sono scusami, d'accordo con Luca. Mi spiace, ma veramente oggi stai dicendo. Ma Meret era proprio distrutto perché dice: Io non l'ho toccato, non gli ho fatto niente. Ma perché mi butti fuori? Non cambia niente che l'abbia toccato o non toccato. Quello che bisogna considerare è il fallo in sé. C'è fallo? Sì, perché se Ronaldo non toglie la gamba rischia di spezzarsi. Ma noi vogliamo veramente che i giocatori, per avere un fallo, devono rischiare di spaccarsi? Bah. Per me è l'unico errore lì lo fa male. Io parto da un altro presupposto, cioè, che una decisione del genere che cambia chiaramente il corso di una partita va presa oltre ogni ragionevole dubbio, per dirla nel diritto penale americano, per capirsi, perché è una condanna grave. Una condanna del genere si dà quando non c'è ragionevole dubbio di innocenza. Dato che secondo me stanno ancora parlando in tutto il mondo se c'è fallo o non fallo, Io non credo che sia oltre ogni ragionevole dubbio questa decisione. Umberto, andava perlomeno a rivista al VAR, come minimo. Ascoltami, Umberto, se tu vuoi avere l'ultima parola, te la do. No, io sto discutendo. Oggi è una giornata pesantissima. Sto solo discutendo. Ognuno allora, ha le sue idee. Sto dicendo, te lo ripeto per la terza volta: il contatto non contatto non c'entra niente. Quello che va valutato sono i vari elementi dell'episodio. Un giocatore, per avere un fallo, non deve farsi spaccare una gamba, deve semplicemente subire un intervento irregolare. Se subisce un intervento irregolare, il fallo deve essere fischiato. E quindi per te quello di Meret è un intervento irregolare, va bene. E l'espulsione di Pjanic ci sta? Netta. Il rigore ci sta? Per me no, per esempio. No, ci sta. Questo è una. Gli ha tirato da 20 centimetri, gli ha tirato. No, sono 2 metri circa. Quello che è sbagliato del rigore è la munizione, perché è un cross al centro dell'area, non è un tiro in porta. Questo è un errore, però non c'è molto da discutere. Quindi tu non pensi che Rocchi abbia cercato di apparare la situazione nel corso della partita? Questa sensazione che ha dato al San Paolo a tanti, tu non ce l'hai? Ma assolutamente no, te lo direi. Quindi tu lo assolvi e ha abitato bene per te? Arbitrato non una partita che non è giudicabile da bene o male, è una partita che nel gergo noi definiamo inarbitrabile, perché ci sono stati una marea infinita di episodi. Una partita sfortunata per un arbitro cosiddetta, no? Una sfigata, proprio sfigata. Di quelle dove ci sono talmente tanti casi che è difficilissimo da... Possono essere letti in una maniera o nell'altra. Per esempio, per la prima volta io e te abbiamo avuto una bella discussione. Sì, io non sono convinto, rimango non convinto. Certamente, ma non, guarda, ti dico anche questo. Sono quegli episodi sui quali non potremmo mai essere tutti convinti dalla stessa parte. È un po' come Sassuolo-Juventus e rigore. Anche in quel caso non potremmo mai essere tutti dalla stessa parte, perché sono episodi che sono borderline, che possono essere decisi in una maniera o nell'altra. Io penso che i poveri portieri continuano ad essere le vittime di un sistema, perché sui portieri bisogna fare un ragionamento. Questi non possono più uscire, proprio non possono più uscire. Su questo sono d'accordo. Ti faccio un esempio su ieri sera. Mettiamo che in una realtà parallela Rocchi interviene su quell'episodio, vede il pallone uscire lateralmente, arriva e ammonisce Meret. Oggi staremmo parlando perché non l'ha espulso. Perché? Perché non saremo mai d'accordo. Se deciso per l'ammonizione, io sarei stato d'accordo.
Perché ci sono elementi a supporto, c'è soprattutto un elemento a supporto. Ma io questo ti sto cercando di dire, il mio pensiero. Umberto, Umberto, non mi fermare strumentalmente, no. Mi fai finire. Sì, certo. Il rosso, alla stessa maniera, è una decisione che condivido perché ha tanti elementi a supporto. Ho capito. Perciò stiamo discutendo, tu puoi tenere la tua idea. No, ma io su una cosa voglio aggiungere. Non voglio discutere sulla tua idea o la mia, chi ha ragione e chi ha torto, perché ognuno ha le sue idee. E questo io le rispetto. Tu pensi che ci sono molti elementi a supporto del rosso, come ci possono essere degli elementi a supporto del giallo, giusto? Per te è più rosso che giallo. E io rispetto la tua opinione. Ma io aggiungo una cosa in più. Proprio perché ci sono elementi a supporto del giallo o a supporto del rosso, una decisione di questa natura, cioè così grave perché cambia una partita così importante, non dal punto di vista della classifica, perché non tanto non contava niente, poi diciamocelo chiaro, ma fosse stata una partita a scudetto, te lo immagini, questa decisione deve essere oltre ogni ragionevole dubbio, cioè deve essere una decisione a prova di bomba. Ma non è questo ragionamento. Ma cambi una partita, non puoi prendere una decisione che è controversa, capisci? Ma certamente, ma questa decisione sarebbe stata controversa qualunque fosse stata la decisione. Ma col giallo oggi se qualcuno avrebbe recriminato, ma sarebbe finita lì. Diciamo che però, aspetta. Ma infatti come finita Napoli. Lì sul rosso? No, in tutto dappertutto. A Napoli. Cioè probabilmente da altre parti avrebbero avuto ma altri no, tipi. Ma no, dai. Vabbè, ma noi noi siamo Napoli. Non è così, perché un'espulsione un'espulsione è molto più grave, ovvio, nel modo di cambiare una partita rispetto alla munizione che Roberto, non te la cambia. Leggi, per me, se vuoi, ci sta anche l'espulsione di Koulibaly nel finale di gara. Se leggi il regolamento. No, che ci sta, l'espulsione di Koulibaly doveva essere fatta, l'errore vero di Israele. E ci sta, te lo sto dicendo. Cioè, per me il Napoli che non restituisce palla non mi è piaciuto per niente. Io quando ho letto 4.5 a Rocchi sono saltato dalla sedia. Per me Rocchi non è da 4.5 ieri. No, infatti è da 4. Ieri sera. Da 7 ieri sera. Infatti è da 4. No. È da 8.70, è da 8.70 per gli osservatori. 8.60 forse, perché il fallo su Koulibaly alla fine è un errore piuttosto pesante, però ieri io non posso dire che sia stata la miglior partita di Rocchi, non lo è stata. Tu l'hai detto, partita complicata, quindi. È una partita impossibile da coefficiente altissimo. Una partita del genere si fa. Coefficiente altissimo. Cioè, poi c'era una tensione. Però vorrei sottolineare un aspetto, e questo mi fa piacere sottolinearlo. Sì. I giocatori in campo. Sono stati esemplari. Non hanno detto mai una parola a Rocchi, perché la sua autorevolezza è diventata talmente elevata che i giocatori accettano tutto, anche l'errore. Come ti sei sentito quando hai visto il tuo tweet ritwittato dal Napoli? Dai, chiudiamo con un sorriso. Ma guarda, mi ha fatto piacere, ma perché io non ho niente contro nessuna società. Ma dai, ma gli stolti gli scrivono cose inenarrabili, per essere arbitro devi essere bianco-nero dentro, cose. Io leggo cose che veramente c'ha una pazienza, Luca, incredibile, lascia aperte. Ma non è questione di impazienza, guarda, si tratta semplicemente di ignorarle. Esatto. Guarda, ti dico la verità, io non mi sarei neanche accorto in mezzo alle mille notifiche del retweet del Napoli. Me l'hanno segnalato da Napoli una persona che io stimo molto, che mi ha segnalato: guarda che sei a Napoli, ti ha ritwittato, mi ha fatto piacere, non posso negarlo. Senti, io ne voglio approfittare di te perché ci sono alcune regole cambiate. Ho visto che tu hai sottolineato un aspetto piuttosto paradossale. Sì, sulle regole cambiate ci tornerò nei prossimi giorni, quando finirà la discussione su Napoli-Juventus. Ci sono alcune novità interessanti, ce ne sono alcune che mi lasciano un po' perplesso, che però voglio vedere nel concreto. Beh, per esempio sul fallo di mano mi pare che ci sia una certa chiarezza in più. Guarda, secondo me invece non cambierà molto, perché la confusione verrà spostata da un piano all'altro. Perché adesso si parla di volontarietà, la volontarietà non c'è stata eliminata fortunatamente, Si parla di silhouette, prima si parlava di posizione delle braccia. Guarda, alla fine sui tocchi di mano ci sarà sempre questa grande confusione, perché sono episodi difficilissimi da giudicare. Non hanno inserito una norma che il capezzolo fa parte della mano, no? Questo no. Non ancora. Però fa parte della scienza questa. L'anatomia. Sì, però tu hai scritto una cosa, che poiché possono far riprendere il gioco velocemente, l'arbitro può ammonire dopo o espellere dopo con la ripresa del gioco, magari quel giocatore lì che doveva essere calciato va a fare gol. Ma non soltanto questo, magari può essere ammonito un'altra volta.
poi cosa succede? Si prende la terza munizione? È una regola un po' particolare, è una, sinceramente non ne sentivo la necessità, anche perché gli episodi nei quali la squadra riprende il gioco velocemente dopo un fallo da munizione, da espulsione, sono praticamente inesistenti. Eh sì. Il problema è che proprio perché sono casistiche inesistenti, non c'era bisogno di dare un vantaggio che in realtà non si concretizzerà mai, inserendo una norma che rischia di creare una grandissima confusione. Qual è la ratio di non sospendere il gioco per non interrompere la velocità del gioco? Cos'è? Questa è la ratio? No, evitare di dare un vantaggio alla squadra che ha commesso il fallo, consentendogli di posizionarsi in difesa. Non è sciocca, perché ti faccio un esempio, un esempio di scuola. Chiara occasione da rete, giocatore lanciato a rete, viene placcato da un difensore, arriva un suo compagno e batte velocemente. Ecco, questo è il classico caso. Il problema è questo: e se quel giocatore che ha commesso il fallo di espulsione si alza e spacca una gamba al giocatore che ha preso il pallone, che si fa? Lo espelle due volte. Appunto, un giocatore già espulso non potrebbe neanche. Lo sai come si dovrebbe riprendere in quel caso? Col calcio di punizione indiretto. E questo è l'aspetto assurdo. Ah, vabbè, cioè, ma è così. Cioè, in area di rigore, quel giocatore che doveva essere espulso, che non è stato espulso perché la squadra ha voluto riprendere velocemente, entra in area di rigore, atterra l'avversario, non viene assegnato calcio di rigore, ma calcio di punizione indiretto. E questo, secondo me, è molto pericoloso. Luca, grazie di cuore per essere stato con noi. Ottimo chiarimento, ciao. Anche grazie. Questo. Grazie. Grazie a Luca Marelli.